Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, qui ti parlo del concetto di come creare melodie. Allora, innanzitutto, a differenza del piano armonico, la melodia è qualcosa di più intuitivo, qualcosa di fare più in intuizione. Pensa ai Beatles, pensa agli Iron Maiden, Bruce Dickinson, le chitarre. Pensa che la melodia è qualcosa di più naturale, qualcosa di che fai più a livello intuitivo. Non è qualcosa che studi, non puoi studiare una melodia perfetta. È più qualcosa che senti, che impari a fare, che impari a sviluppare semplicemente nel tempo. Cioè impari nel tempo, tiri giù delle melodie, stai lì, li analizzi, soprattutto li fai in modo intuitivo, molto naturale, tirare giù melodie, registrarle, sentirle, capire certe regole che ci sono. Più perché altro queste regole, più che altro sono punti di osservazione per capire certe cose. Io mi accorgo del fatto, ad esempio, che c'è sempre un punto di massima tensione. Pensa a un film, ad esempio, un film nella narrazione ci sono sempre picchi emozionali, momenti in cui succede qualcosa, e poi momenti meno tensione, più tensione. Bene, la melodia viene questo, c'è il punto algido, viene chiamato il punto di massima tensione, tipo vedi dove tu sviluppi una narrazione. Quindi quando fai una melodia è veramente importante che tu la fai in modo naturale e poi la registri. Puoi farlo in modo senza avere una melodia sotto, una base di progressione armonica sotto o con degli accordi sotto. Ma non seguire, non fare una scala quando fai una melodia. Quando fai una melodia lasciati andare alla melodia, sia a livello quando stai cantando sia a livello di quando stai suonando. Suona perché quello che è importante è capire quello che stai facendo e osservare dopo quello che stai facendo, il concetto di azione, artista nell'azione e scientifica nella visione. Sempre capire come sviluppi, se fai dei decrescendo o decrescendo, se parti con punto algido e massima tensione subito, se invece lo fai sviluppare, se stai in quel punto molto tempo, se invece fai una linea più bassa. Poi soprattutto capire anche come unire le due parti, come unire, diciamo, la parte più esatto, più melodie insieme. Come fai a unirle? Perché sennò appaiono differenti tra di loro. Unirle si tratta di raccogliere l'emozione e di agganciarle una con l'altra. Il prossimo video ti parlerò come fare. Ciao, prossimo video!